Le intercettazioni sono indispensabili nel terrorismo e nelle indagini di mafia. Molte altre sono costose, inutili. C'è un cortocircuito fra intercettazioni e giornalismo. A volte. La giustizia Nordio però dice un'altra cosa, dice costano troppo, le intercettazioni vanno ridotte, quindi dice di agire sullo strumento. L'utilizzo delle stesse in maniera strumentale per fare gola giornalistica induce ad un intervento calibrato, chirurgico, mirato. Buonasera Ministro, le intercettazioni sono costose ma utili, concorda? Sì, ho sempre detto che le intercettazioni sono indispensabili nel terrorismo e nelle indagini di mafia. Molte altre sono costose, inutili ed espongono dei cittadini che non sono indagati e né imputati alla gogna mediatica contro l'articolo 15 della Costituzione. Ma nessuno ha mai messo in dubbio, e l'ho detto e ripetuto un migliaio di volte, che nelle indagini di mafia e di terrorismo le intercettazioni siano uno strumento indispensabile. Le intercettazioni come mezzo di ricerca della prova per sgominare la criminalità organizzata e reati associativi e reati gravissimi sono uno strumento essenziale che certamente il governo Meloni garantirà a tutte le procure d'Italia. Ci sono però tutta una serie di reati spia che anche gli inquirenti dicono spesso servono per poi arrivare al legame mafioso, penso ai reati contro la pubblica amministrazione, eccetera. Sì, certo. Su quello. E non verrà deprivata la magistratura dello strumento delle intercettazioni per accertare gravissimi fatti di reato. E su cosa si interviene allora? Sul cortocircuito massmediatico, per cui in violazione alla presunzione non di non colpevolezza come in Italia, ma di innocenza europea, c'è un cortocircuito fra intercettazioni e giornalismo. A volte. La giustizia Nordio però dice un'altra cosa, dice costano troppo, le intercettazioni vanno ridotte, quindi dice di agire sullo strumento. L'utilizzo delle stesse in maniera strumentale per fare gola giornalistica induce ad un intervento calibrato, chirurgico, mirato, senza deprivare la magistratura di questo importante strumento per accertare gravissimi fatti di reato con il governo Meloni. Pentito di aver detto grazie. Che la mafia non usa il telefono, Messina Denaro aveva due cellulari, è stata un'affermazione sbagliata la sua? Ha fatto una notazione normale, è evidente che il mafioso tendenzialmente non parla per telefono, ma per quei margini in cui parla al telefono in Italia verrà intercettato e consegnato all'autorità giudiziaria. E peraltro, dato che c'è il governo Giorgia Meloni, con l'applicazione del 41 bis, perché con noi i mafiosi o cambiano il sangue o non escono dal carcere.